Eccoci alla pillola 32 dal titolo Ci sarà tra 9 mesi il Corona Baby Boom? In questi giorni molti sociologi si stanno lanciando in previsioni più o meno realistiche di un incremento mondiale delle nascite che avremo fra la fine del 2020 e gli inizi del 2021, legate al lungo periodo di quarantena forzata a cui la popolazione mondiale è stata obbligata. Situazione in cui le coppie in età riproduttiva, sempre secondo questi sociologi, spinti anche da maggior tempo a loro disposizione, potrebbero sfruttare il momento per mettere in cantiere un figlio. Anche il New York Times, affrontando l'argomento, è andato a rispolverare un suo vecchio titolo del 1965. Più nascite dopo il blackout, facendo riferimento ad un avvenimento accaduto il 9 novembre del 1965, appunto, negli States, e in quel giorno oltre 30 milioni di persone rimasero senza luce per l'intera giornata. E l'autorevole testata giornalistica ipotizzò che l'evenienza avesse spinto gli americani a passare quelle ore di buio forzato in maniera, diciamo così, piacevole. In realtà, dopo ricerche statistiche accurate, quella previsione fu assolutamente ridimensionata. L'unico vero baby boom mondiale legato a fattori, chiamiamoli così, di importanza mondiale ci fu fra il 1946 e il 1964, ma allora c'era una situazione diversa. Da una parte c'era la tanto agognata fine del conflitto mondiale, dall'altra la frenesia dell'espansione economica e del benessere moderno. Quindi era un mondo che guardava con entusiasmo e speranza al futuro, ed in questa proiezione anche l'anelito di genitorialità trovava la sua giusta collocazione. Oggi, francamente, il futuro, dopo la Covid-19, a mio avviso, potrà essere tinteggiato di tanti colori, ma penso che purtroppo il rosa non prevarrà sugli altri. Ripresa economica incerta, perdita di posti di lavoro, cassa integrazione, ci vuole molto coraggio a programmare un figlio con questo scenario. In questa situazione, per dirla con una battuta, l'unica variabile imponderabile è rappresentata, a mio giudizio, dal blocco dell'attività a causa della Covid-19 della produzione di profilattici da parte della Carex, il colosso malese del settore, che produce un quinto del prodotto nel mondo. Per concludere questa pillola, in questo periodo sono stati eseguiti anche studi epidemiologici di settore con questionari finalizzati a vedere quanto la quarantena abbia potuto influenzare le abitudini sessuali degli italiani. E inaspettatamente uno di questi studi ha evidenziato che nell'ambito delle coppie stabili durante l'attuale lockdown, erano soprattutto i maschi a manifestare un calo della libido, mentre le femmine registravano un incremento del desiderio di fare l'amore con il proprio compagno. Vi lascio con l'hashtag giornaliero. Il lockdown potrebbe, ma non è detto, favorire un corona baby boom fra 9 mesi. Vi aspetto per la prossima pillola.